74.500 euro a fondo perduto è la cifra che Regione Lombardia ha assegnato alla parrocchia di San Pietro e Paolo di Saronno per continuare la valorizzazione dell'antica chiesa di San Francesco dopo gli interventi degli scorsi anni. Il nuovo progetto, ancora a cura dell'architetto Carlo Mariani, riguarderà in particolare il restauro del ciclo pittorico della navata centrale, realizzato nel 1678 da Giovanni Ambrogio Legnani, padre del più famoso Stefano Maria, detto il Legnanino, oltre all'affresco di fondo della chiesa che si trova sulla controfacciata. I lavori cominceranno la prossima primavera e dovranno concludersi entro il 2021. Si tratta di un nuovo capitolo dei restauri della nostra chiesa, spiega Don Davide Mazzucchelli, dove è stato posto di recente anche il nuovo organo a canne. Per portare a termine tutta l'opera serviranno però altri fondi. Circa la metà di quello che è necessario dovrà essere raccolto anche con l'aiuto della comunità. Proseguiamo ora la nostra visita virtuale dei tesori della chiesa saronnese con la viva voce dello stesso Don Davide. Riguardo ai restauri operati, dei lavori fatti da Ambrogio Legnani, sono quadroni che richiamano in modo alternato la vita e i miracoli di San Francesco e di Sant'Antonio. Gli ultimi due, quelli più vicino all'altare, si parlava della morte di Sant'Antonio e di San Francesco. Quella di Sant'Antonio è visibile, quella di San Francesco invece non c'è più perché nei secoli scorsi c'è stato un'alluvione che per cui ha slavato tutto l'affresco e le belle arti hanno deciso di non recuperarlo più perché non si vede più niente. E sono veramente episodi anche particolari. Probabilmente l'Ambrogio Legnani è stato aiutato anche dal figlio che è detto Legnanino.